Alessia adesso ci parlerà di un'altra importante novità che abbiamo nell'orienteering quest'anno, e è appunto l'uso delle stazioni SIAC Air Plus su tutte le gare nazionali, e ripeto, anche per quanto riguarda il Comitato Trentino, anche su tutte le gare di Coppa del Trentino e di Campionati Trentini. Bene, Alessio, vai pure. Bene, buongiorno, si sente? Sì, ti sentiamo forte e chiaro e vediamo anche la presentazione. Ok, bene. E allora, buongiorno a tutti. Oggi parleremo un attimo del sistema SportIdent Air Plus, visto che i nuovi regolamenti lo prevedono. In particolare, il regolamento gare nazionale 2021, sia per la corsa e della mountain bike orientamento, che era già previsto lo scorso anno. Lo show non ho trovato nulla, ma ho visto che il comunicato delle prossime gare in Friuli lo prevede. Il Comitato Trentino, di pari passo, ha preso anche lui l'obbligo del sistema Air, e quindi l'ha adottato anche per le sue gare di secondo livello. Parleremo in particolare dei dispositivi che ci sono in commercio da parte di Sportident, come sincronizzarli, come rendere questi dispositivi nella modalità Air e le differenze principali tra una gara con punzonatura diretta, classica, insomma, e la punzonatura Eira. Cominciamo con i dispositivi, vedremo principalmente le differenze tecnologiche tra i vari modelli in commercio. Il primo prodotto è quello forse più famoso qua in Italia da noi, ossia le BSF 8, che sono le stazioni le più piccole. Le 7 sono invece quelle un po' più ciccione, chiamiamole così. Entrambe queste due stazioni hanno le stesse caratteristiche, hanno un raggio d'azione di mezzo metro dal foro centrale, permettono la punzonatura diretta, quindi con una sicarda tradizionale non air si può ancora punzonare inserendola nel foro. Lo svantaggio, diciamo così, è che non sono ricaricabili rispetto ad altri modelli che vedremo dopo. Un accorgimento che vorrei far notare è che il campo magnetico che genera la stazione si sviluppa conicamente dal foro della stazione, quindi non è come avere un cono gelato dentro il foro della stazione. Quindi la misura del raggio d'azione viene presa verticalmente sull'asse del foro. Non bisogna pensare che ci sia una bolla di mezzo metro attorno alla stazione. Ecco, quindi orizzontalmente la misura di questo raggio d'azione potrebbe essere ridotta. Altro modello più performante in termini di raggio d'azione è la BS11. Uno svantaggio rispetto alle altre è però che non permette la punzonatura diretta in quanto sprovvista di foro, e quindi le stazioni tradizionali non possono punzonare su questa stazione. La boccola qui sotto, non so se si vede il cursore, permette di ricaricare tramite il cavo USB la stazione. Questa stazione, con un raggio d'azione più grande rispetto alle precedenti, incontra le normative IOF per lo sci-o e la mountain bike, in quanto il raggio d'azione richiesto è di 1,5 m. Altra stazione BS11, solitamente si vede negli arrivi delle gare di sci-o. Almeno io l'ho vista lì, e è stata vista anche al campionato italiano di sci-o
Sovramonte o Sopramonte, non ricordo, organizzato dal Trento qualche anno fa. Permette un raggio d'azione di 3 metri, è la stazione più potente. Anche questa non permette la punzonatura classica, tradizionale, e anche questa è ricaricabile. Viene utilizzata principalmente, come dicevo, negli arrivi, che può essere utilizzata come gate, mettendo una maggiore precisione del cronometraggio. Questo è un po' l'accenno dei vari dispositivi presenti in commercio. Vediamo ora più nel dettaglio come sincronizzare queste stazioni, che penso sia la parte più importante di tutto il discorso. Tutte le stazioni sono sincronizzabili tramite il programma messo a disposizione da Sportident, C-Config Plus. Questa è la schermata principale. Nel momento in cui io decido di programmare la stazione, posso scegliere il tipo di operatività, la funzione stazione può avere e il tempo di esercizio. Ora vedremo un attimo le funzioni che la stazione può avere. Principalmente la schermata delle funzioni è divisa in temi. Il primo riguarda le gare con punzonatura classica, quindi tutte queste funzioni possono essere utilizzate nelle punzonature dirette. Poi un altro gruppo di funzioni riguarda le funzioni EIRA, che sono queste con la sigla BC davanti. E poi un altro gruppo di funzioni sono funzioni speciali adibite principalmente solo per l'uso della SIAC. In particolare, il CLIRA rimane CLIRA per qualsiasi tipo di punzonatura, sia diretta che EIRA. Idem vale per il CHECK. Il CHECK ha la funzione principale nelle SIGCART EIRA perché attiva la modalità EIRA della stazione della SIAC, scusate. Senza punzonare la SIAC non attiva la sua possibilità di punzonatura EIRA. Se organizziamo una gara di tipo EIRA, le funzioni da scegliere per lo start, i controlli e i finish sono queste precedute dalla sigla Beacon. Queste permettono sia la punzonatura diretta con SIGCART tradizionale che la punzonatura EIRA. In particolare, lo start permette di far partire il tempo sulla SIGCART e anche sulla SIAC. In particolare, la SIAC può prendere questo tempo senza punzonare direttamente, lo stesso per il controllo e il finish. Per le funzioni principali, queste speciali, viste solo per l'uso delle SIAC, io mi soffermerei sul battery test e sul SIAC test. Sono due funzioni che vanno utilizzate nel pre-gara. In particolare, il battery test è consigliato metterlo nell'arena, in cui gli atleti possono verificare lo stato della batteria della propria SIAC, e il SIAC test deve essere posizionato dopo il check, che ha attivato la modalità EIR della SIAC, e questo fa sì che l'atleta possa verificare che abbia attivato correttamente o meno la funzione EIR. Altre due funzioni speciali sono la SIAC ON e SIAC OFF, che permettono di attivare e disattivare la modalità EIRA
della SIAC, cosa che nelle nostre gare di lentini possiamo fare utilizzando il check come SIAC on, attivando quindi la possibilità dell'AIR della SIAC, e il SIAC off viene, la stessa funzione viene fatta dal finish. Una volta funzionato il finish, la funzionalità AIR della SIAC card AIR viene disattivata. Io mi so il recap delle funzioni principali che ho descritto prima. Altro parametro che forse penso essere il più importante in questo tipo di sincronizzazione, di settaggio della stazione, è il tempo di esercizio che viene impostato sotto, purtroppo non si vede per il menu, ma qui viene modificato. Questo tempo nelle gare classiche con funzionatura tradizionale si poteva prefissare un tempo di 3-4 ore e si può dire che fossimo in una botte di ferro, no? La stazione sarebbe sempre stata attiva per il tempo della gara, in quanto la componatura, inserendo la SIAC card nella stazione, riattiva il timer che porta la stazione ad entrare in uno stato di standby. Questo stato di standby, appunto, viene posticipato dalla punzonatura diretta. La punzonatura con la versione AIR non riattiva questo timer, quindi è importante prevedere che il tempo di esercizio della stazione sia sufficiente per terminare la gara. Questo vuol dire che dovremo calcolare questo tempo di operatività della stazione considerando il tempo precedente alla gara dove il controllori o l'apripista punzonerà e attiverà tutte le stazioni e la durata complessiva dell'allenamento o della gara che si vuole fare successivamente. Questo tempo quindi è variabile in base alla distanza. Se pensiamo ad una sprint, il tempo può essere più ridotto, in quanto il tempo di gara è molto minore. Invece, in una long, dove possiamo avere gli ultimi concorrenti che partono anche a 3 ore e potrebbero impiegare un'ora e mezza, un'ora e 40 a effettuare a concludere la propria gara, quindi questo è un tempo da considerare. Sportident suggerisce 12 ore, però noi possiamo limitare anche questo tempo e ridurlo, tenendo sempre in considerazione questi due aspetti, il tempo di attivazione prima della gara, la durata complessiva. Come differenze tra una gara funzionatura diretta e contactless non sono molte, ma sono piuttosto significative, in quanto la prima differenza si può già notare da qua. E potreste averla intuita già mai prima, riguarda il quantitativo di stazioni da utilizzare durante la gara. In particolare nel pre-gara, dovendo predisporre il battery test in arena e il test per vedere se l'atleta, per far vedere all'atleta che ha attivato correttamente la modalità AIR della sua SIAC, dovevamo prevedere delle stazioni aggiuntive rispetto ad una gara con punzonatura diretta. Questo potrebbe essere uno svantaggio, ma di contro c'è anche un vantaggio riguardante il quantitativo di stazioni messo in gara, in quanto la punzonatura AIR può punzonare
può prevedere la punzonatura di più atleti contemporaneamente sulla stessa stazione. Quindi, dove prima nella punzonatura classica dovevamo prevedere più stazioni su un punto di controllo dove i flussi erano maggiori, ora con questo tipo di punzonatura possiamo mettere anche solo una stazione, in quanto il numero di punzonature al secondo può essere maggiore. Attivazione delle stazioni, questa è una parte importante perché se la stazione non viene attivata precedentemente con una punzonatura diretta, la modalità air non viene attivata. Quindi il primo concorrente potrebbe, se si trova la stazione spenta, non può punzonare, dovrebbe fermarsi e punzonare direttamente, cose che non dovrebbe accadere. Differenze tra attivazione si può fare con una SIM card tradizionale, punzonando la stazione e controllando con una SIAC l'avvenuta accensione corretta. Questo si può fare anche utilizzando una SIAC. Non avendo quindi una SIM card tradizionale e una SIAC per il controllo, ma utilizzare sempre una SIAC unica, punzonando direttamente e poi verificando che la modalità AIR sia attiva. In questo caso il tempo di operatività della stazione coincide con il tempo di esercizio. Caso diverso se accendiamo le stazioni con il service off, lo stick di servizio che si usa per spegnere solitamente le stazioni, ma può anche accenderle. In questo caso, l'attivazione della stazione può essere fatta appunto col service off, però la stazione rimane attiva solo per 10 minuti e la modalità AIR della stazione non è attivata. Usare il service off per l'attivazione può essere utilizzato solo nel caso bisognasse verificare l'orario, penso, o le funzioni delle relative stazioni, ma le stazioni non devono essere accese con il service off prima della gara. Altro aspetto di differenza tra la punzonatura diretta e AIR è il consumo di batteria delle stazioni. In quanto le stazioni programmate come AIR sono più energivore di quelle con la punzonatura classica. In occasione della Sprint Relay di Mezzano, il GS Pavilion ha controllato, ha monitorato un po' questo consumo e ha stabilito che le stazioni circa consumano il doppio rispetto ad una gara tradizionale. La casa produttrice Sportident certifica un'autonomia di circa 120 eventi per ogni stazione di quelle che si usano sempre, le BS8, quelle piccoline. E una considerazione che ho fatto, nel 2020 a gare nazionali, senza considerare i rinvii, gli annullamenti, eccetera, in calendario erano presenti 50 gare di terzo livello tra tutte le discipline e di tutte le distanze, e contando le gare di primo e secondo livello del Comitato Trentino, anche qua di tutte le distanze, tutte le discipline, ho contato circa 50 eventi. Considerando che se questi 50 eventi fossero stati organizzati con lo stesso set di stazioni, riusciremmo ad organizzare circa 2 anni di eventi. Il set di stazioni è sempre diverso, quindi il consumo di carica non è così impattante rispetto ad una gara tradizionale. Potrebbe essere necessario sostituire le batterie prima, qualche anno prima, ma non è così determinante.
Un trucco per preservare maggiormente la carica è quello di spegnere il prima possibile le stazioni nel post gara. Quindi si potrebbe pensare a fornire tutti i raccoglitori di uno stick per spegnerle, nel caso i raccoglitori fossero pochi, ad esempio, oppure appena il controllori o chi raccoglie i punti, prevedere di spegnerle il prima possibile per appunto preservare la batteria di queste stazioni. Alcuni accorgimenti che mi sento di dare è il primo riguarda la distanza tra le stazioni che solitamente si vedono ad esempio all'arrivo posizionate su una per lato per il cavalletto. E Sportident consiglia di distanziare le stazioni in modalità aerea di almeno il doppio del proprio raggio d'azione. Quindi, nel caso posizionassimo due stazioni vicine, prevedere che abbiano una distanza minima di 1 metro tra una e l'altra. Il modello di stazioni, le VS11, quelle senza foro, addirittura la Sportident consiglia di non attivarle su un tavolo, ma attivarle in bosco, in quanto l'attivazione di queste stazioni con vicine altre stazioni già attivate con modalità air potrebbero dare degli errori, e quindi per evitare interferenze e qualsiasi errore di questo tipo è consigliabile mantenere una distanza minima tra le due stazioni. Altro accorgimento, altra allarme più che altro, riguarda il backup, in quanto la stazione memorizza solo le punzonature che vengono effettuate in modalità diretta. Quindi le punzonature di tipo AIR non lasciano alcuna traccia sulla stazione. Quindi non si può più controllare, non ci sarà più la prassi di chiedere il controllo della stazione, in quanto questo passaggio non viene più registrato. Un'altra cosa che mi sento di dire che non ho scritto qua è visto che i regolamenti aumentano l'obbligo di queste delle stazioni sincronizzate AIR all'interno delle gare, io consiglierei a tutte le società di chiedere ai propri atleti se hanno intenzione di usare la SIAC, di comunicarlo modificando il proprio codice sul sito fisio, evitando eventuali code allo scarico. Quindi la modifica del codice è importante. In seguito vi lascio il link dove ho preso le informazioni principali e la documentazione ufficiale del costruttore. Ottimo, Va grazie a lei per la tua bene, presentazione. sono stato troppo veloce, ma No, hai fatto bene, come ti avevo chiesto, magari su una cosa anche un po' tecnica, estremamente nuova. Ecco, qui sì, preferirei dare qualche minuto in più alle domande e vedo già, aspetta Alessia, aiutami, qualche domandina. sì, Magari magari scusa Alessia, chi non sta intervenendo, se mi controlla i microfoni, se li ha spenti, perché vedo qua, ho qualche ritorno in cuffia. Grazie, ciao lei. Vai Alessia. sì, no, vedevo appunto che si era fatto vivo Marco Bezzi per il discorso della batteria delle SIAC, ma penso che sia stato anche risposto già da Alessio. C'è qualcos'altro, Marco, di cui volevi approfondire per il discorso delle batterie?
Era per il discorso che non c'è sulle batterie le stazioni vecchie, quando erano anche il 30%, le potevo utilizzare per una gara di sci orientamento anche lunga distanza, ma per le SIAC, qual è il livello di sicurezza per poterle utilizzare? Perché queste consumano il 50% in più. Con un 30% riesco a portare a termine una lunga distanza. Allora, quello che mi sento di dire è che la percentuale data dal programma SciConfig non è molto attendibile. Consiglio di guardare il livello di carica, ossia il voltaggio che dà dal programma. E normalmente sopra un 3,2 volt si è sicuri di portare a termine qualsiasi gara. Mi azzarderei di dire anche un 3,10, non meno, ecco. Perché a 3 volt siamo a circa batteria scarica completamente. A 3,10 volt siamo in circa il 30% di cui dicevi tu, quindi secondo me si può fare, però non ho visto da nessuna parte un dato che possa darti una conferma certa. Io metterei sempre su questo 3,2 volt come livello di sicurezza certa. Perfetto, grazie. Ecco. Ecco, poi vedo altre domande di Roberto Manea. Vuoi intervenire tu direttamente? Sì, ciao a tutti. Ciao, ciao Roberto. Magari Come sento uno strano ritorno, Roberto. Hai due microfoni accesi per caso? sì, ritorno da me perché ho dovuto applicare un altro sito. Quindi comunque la domanda è quella. Grazie a tutti, ciao, ciao, scusate il nome. Ah, tranquillo, grazie Roberto. Ok, quindi la ripeto per Sì. Alessio in modo che la potesse definire. Lui, Roberto scrive finish o beacon finish per mettere in op le SIAC. Allora, nel caso di zonatura diretta, se si utilizza una SIAC e in partenza c'è la presenza del check, si attiva comunque la funzionalità AIR della SIM card anche se le stazioni esterne non sono sincronizzate come AIR. Il finish, se funzionato direttamente, spegne questa funzionalità AIR della SIM card. Mentre con il beacon finish si può spegnere la funzionalità AIR della SIM card passando, toccando sopra la stazione. Comunque qualsiasi tipo di finish spegne la funzionalità AIR della SIM card. Aggiungo, se una SIAC non transita per il finish e non viene spenta, la SIM card rimane attiva per le 12 ore successive. Poi si spegne da sola anche lei. Non so se ho risposto. Questa è una cosa importante, Alessio, per chi invece ha la SIAC e che anche lui stesso ha il problema di prevenire l'eccessivo consumo della propria SIAC, insomma. Quindi passate sempre per il finish, sia per un problema che riguarda gli organizzatori, a questo punto anche per un vostro interesse. Sì, è sempre consigliato e spesso si vede nei comunicati, nei bollettini gara,
dove le società organizzatrici invitano sempre, anche in caso di ritiro, di transitare per l'arrivo anche per questo motivo. Anche in caso di ritiro, io direi sempre passare per il finish, punzonarlo e poi andare a scaricare per una maggior tranquillità anche degli organizzatori. Chiaro, chiaro. Vedo una indicazione, non è proprio una domanda, è un'indicazione di Beppi Simoni, che appunto dice sommare il tempo massimo di gara alla partenza dell'ultimo concorrente, che è proprio per ribadire quell'aspetto molto importante che dicevi tu Alessio, e che magari ci conviene ribadire, della tempistica di accensione della SIAC in bosco. Sì, esatto. Possiamo prevedere, ad esempio, in una gara middle, considero che i controllori o piuttosto che l'apripista che mi punzona tutte direttamente, mi punzona direttamente tutte le stazioni, parte un'ora prima, considero un'ora prima della partenza l'orario, la lunghezza delle griglie più, che può essere, che ne so, 2 ore, supponiamo 2 ore, più il tempo massimo di un'ora e mezza della middle, possiamo considerare come tempo massimo di esercizio di questa stazione 4 ore e mezza, come ha detto Simoni, dovremmo essere a posto. In alternativa, possiamo, anche se la cosa è molto dispendiosa di forza lavoro, potremmo considerare di mettere un tempo di esercizio minore e avere delle figure all'interno dell'organizzazione che passano a funzionare direttamente tutte le stazioni sul terreno di gara, però Sì, possiamo avere questa anche gli scelta uomini in della. panne, però mi pare un po' eccessiva, dai, come siamo sempre tirati e forse questo è meglio mettere un po' di più, non è, come anche diceva Marco, non è quel 50% in più di consumo vuol dire rispetto a una quantità minimale, quindi stiamo parlando di punti percentuali, insomma, se una SICAR fa 100 gare consuma l'1%, quindi se consuma il 2%, scusate, una normale avrà fatto 200 gare, quindi consuma lo 0,5 e va a consumare un 1% a gara, quindi sono quantità che, ok, se non è 0, 1 e 1 e 2, penso che possiamo anche permettercene. Alessia, aiutami con le domande. Posso fare una domanda? Sì, beh. Ah, ok, Aspetta, c'era un parto. altro. Posso? Sì. Scusate, siccome avevo avuto un piccolo problema all'inizio, mi si era disconnesso, non ho sentito bene se l'accensione delle stazioni per essere poi utilizzate con la SIAC, quindi che non vanno in stand-by, deve essere fatta necessariamente con una SIAC. No, l'attivazione delle stazioni può essere fatta con una SIM card tradizionale, 5, 6, 8, 11, quelle che sono, o anche con una SIAC. L'importante è avere sempre una SIAC, nel caso si attivino con una SIM card normale, l'importante è avere una SIAC con sé per verificare che la funzionalità AIR della stazione sia stata attivata, cioè che sia stata precedentemente sincronizzata nel modo corretto. Nel caso si attivino con una SIM card normale senza avere la SIAC per questo riscontro, si potrebbero commettere degli errori, rari, ma potrebbero succedere. Ah, ecco, quindi l'accensione può essere fatta normalmente, diciamo la SIAC per una verifica eventualmente, giusto? Esatto, sì. Ok, grazie, grazie. Okay, grazie. Io vedo qua nelle chat la domanda di Stefano Baccelli che voleva avere una veloce indicazione anche per i modelli di SIM card. Non so se puoi dare qualcosa, Alessio, qualche indicazione di massima. Penso che potrebbe essere l'ultima, poi lasciamo in chat le altre risposte di Alessio. L'unico modello attualmente in commercio che permette la punzonatura AIR è la SIAC, diminutivo di Sport Ident Active Card. Tutte le altre,
funzionano in modo tradizionale con funzionatura diretta. Quindi i modelli 5, 6, 8, 9, 10, 11 e le bussole con il chip integrato funzionano solo direttamente sulla stazione. L'unico modello AIRA è la SIAC. Bene, anche magari ho visto anche una domanda da Andrea Foschiam. Poi Andrea, vuoi prendere la parola? Ciao Andrea. No, microfono. Posso io fare una domanda? E magari se ti presenti, poi Sì, sono quella. Pippo. Ciao, ciao. Nella prima slide parlava di chi, cioè è obbligatorio per le gare nazionali impostare le stazioni per le SIAC, ma l'atleta può usare anche le SIM card normali. Ho capito bene o no? Ho capito bene. In E poi la... Italia, aspetta che ripresento la Cioè, nella stessa categoria, per cui ci possono essere atleti che usano la SIAC e atleti che usano la SIM card. Esatto. Visto e considerato che in Italia almeno fino a ieri ho sempre visto questi due modelli di stazione. Penso che anche voi siete d'accordo con me. Essendo che presentano il foro, durante le gare possono partecipare anche atleti con la SIM card tradizionale, quindi punzonare manualmente. Quindi anche se la stazione è sincronizzata in modalità di punzonatura AIRA, gli atleti con SIM card tradizionali possono comunque punzonare manualmente la stazione. Nel caso di gare con questi modelli, questo e questo modello di stazione, la punzonatura per SIM card tradizionali non è fattibile. Immagino Alessio che in questo secondo caso chi le dovesse usare dovrà mettere anche una stazione di tipo tradizionale per chi invece funziona, perché attualmente sono consentiti entrambi le possibilità, insomma. Sì, se viene sempre mantenuto questo tipo di prodotto a livello nazionale di stazioni che vengono utilizzate, la punzonatura in modo diretto è sempre permessa. Quindi Pippo, allora l'organizzazione deve mettere a disposizione la possibilità di usare SIAC AIRA. Il concorrente può presentarsi con tutte le stazioni, con tutte le SIM card che vuole, e chiaramente, soprattutto nelle gare più corte, e chi non ha le SIAC AIRA può avere uno svantaggio, ma insomma ha il tempo di fornirsi di attrezzatura consona al nuovo standard, insomma. Aspetta che vediamo. Foschian chiedeva: il check mi dà l'ok sulla memoria vuota, ma mi dà l'ok anche sul funzionamento della SIAC. Oppure devo necessariamente prevedere anche il SIAC test? Ecco, qui sulla necessità del SIAC test chiedeva Alessio, e poi chiudiamo. Io consiglio di metterlo, cioè è una sicurezza che si dà all'atleta e che l'atleta ha la conferma che la sua SIM card AIRA è attiva. Perfetto. Magari Il Pippo. check, sì, è corretto, dalla certezza che la sua memoria sia azzerata e attiva la funzionalità AIRA. Avere anche il SIAC test è una sicurezza in più che si dà all'atleta. Sì, chi avesse magari difficoltà durante la gara anche con la SIAC, comunque se non sente il suono o la luce della sua SIM card può comunque funzionare in maniera tradizionale anche con la SIAC stessa, no? Sì.
tant'è che le SIAC si possono usare anche in gare normali usandole in maniera tradizionale. Sì, se metti caso che un atleta scordi sbadatamente di punzionare il check, se ne accorgerà al primo punto dove transitando sopra la stazione la SIAC non riceve, da lì in poi dovrà punzionare in maniera diretta tutte le altre stazioni. Perfetto, perfetto. E a questo punto abbiamo finito il tuo intervento. Grazie Alessio per la tua esaustività. Qualche altra